Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo della vittoria del Napoli fuori casa in Spagna su un campo molto difficile perché si scivolava molto, però ce la portiamo a casa 1-0, risultato misero, però una cosa che non mi è piaciuta di questo Napoli ha giocato molto difensivo, però comunque ci siamo portati 3 punti a casa. Siamo al secondo posto, pari punti con Real Sociedad, e poi la Z al Camar sa 6 punti. Però comunque è un girone abbordabile che possiamo passare e 3 punti a casa. Un'altra cosa che volevo dire, Osimhen ha un brutto carattere per me, protesta molto, non devo protestare molto, cioè non mi piace il carattere di Osimhen, prende troppi cartellini e ora è stato anche espulso. La prossima partita di Europa League non l'abbiamo purtroppo, contro il Rijeka, squadra sulla carta che possiamo batterla senza alcun problema, però non abbiamo Osimhen, ma non fa niente perché meno male che è una squadra che possiamo batterla facilmente, ma se era una squadra per esempio più forte ancora del Real Sociedad, si serviva anche la sua mano, la mano di Osimhen, e questo deve cambiare, perciò deve cambiare il carattere Osimhen. Ora, primo tempo, comunque tutta la partita siamo stati lì in difesa a soffrire di brutto, a soffrire di brutto siamo stati. Il cuore che mi trema è brutto quando una partita viene sempre difesa, eravamo sempre in fase difensiva, sempre in fase difensiva, poi è arrivato il gol di Politano, Matteo Politano, Poli Messi, godo, 3 punti che servivano in questa Europa League. Dai, non posso dire che abbiamo giocato una prestazione delle migliori, però ce la siamo portati a casa. L'ho detto già, quello che non mi è piaciuto del Napoli che ha difeso molto, cioè stava molto in fase, sempre in fase difensiva, sempre in fase difensiva. Stava sempre in fase difensiva. Abbiamo battuto un avversario tosto sulla carta e posso dire, prima cosa, facciamo complimenti a Real Sociedad perché ha fatto una bella prestazione, posso dirlo, ha giocato meglio di noi, ha giocato meglio del Napoli, Real Sociedad, perché ci siamo fatti schiacciare, schiantare lì dietro e non va bene, ma forse Gattuso l'ha preparato difensivamente, non lo so, penso che Gattuso l'ha preparata difensivamente. Poi ha fatto anche un po' di turnover, ha fatto riposare anche alcuni giocatori. All'inizio la formazione non mi è piaciuta perché troppo turnover, però dispiace per l'infortunio, il terzo infortunio di questo campionato 2020-2021, molto sfortunato Lorenzo Insigne. Dispiace molto per il nostro capitano. Spero che si riprendi presto, ma non è niente di grave, penso. Forza capitano, dai, forza Lorenzo Insigne, dai. In bocca al lupo a Lorenzo Insigne. Spero che guarirai presto. Insigne nell'ultimo in questo campionato 2020-2021 sta avendo un po' di sfortuna, si sta facendo sempre male, un po' sfortunato. Spero che si riprenda presto il nostro capitano e verrà a sostenere la nostra squadra.
Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Ciao ragazzi, forza Napoli sempre, 3 punti oro, 3 punti oro, godo, godo, godo.